E qui però un conto è prendere un tronchesino e tagliare tutto, tagliare tutte queste parti qua e poi sfilare il rame. E uno dice: ok, ho recuperato il rame. Un conto invece è cercare di estrarre questi avvolgimenti senza danneggiarli in modo da poter recuperare del filo di rame utile per magari avvolgere dei nuovi avvolgimenti. Ed è quello che vorrei provare. E con uno ci sono riuscito, non ce l'ho qua, però vedete qua, non so se si vede, ma ce n'è uno vuoto, eccolo qua, lo vedete, questo qua è vuoto perché sono riuscito a sfilare i fili di rame, prima di tutto estraendo, ecco, estraendo questa copertura di plastica che però adesso non viene via. È complicato, ci si mette un sacco di tempo e soprattutto ci si fa un sacco male. Ecco, vediamo se riuscissi a prenderlo. È complicato, è complicato. Ecco, questo esce. Sì, questo in un certo senso esce. Ecco, questo è uscito. Vedete? No, non vedete perché la luce. Ecco. Ora lo vedete quel pezzettino qua. C'è questo che io potrei cercare di sfilare. Ma come vedete c'è da farsi proprio del male per sfilare questo cazzo di plastica qua. Non si vede, non si vede. Sfilo quello e poi estraggo i fili uno per uno. E vediamo un po'. Insomma, se questa cosa si fa con criterio e con calma, si può estrarre la matassa di rame intera. Come potete vedere, sana, perfettamente sana, a parte due tagli, perché erano uniti da un'altra parte, però. Come vedete c'è dell'ottimo filo recuperato. Certo, magari l'isolamento sarà graffiato da qualche parte. A me sembra in ottime condizioni. Però, come vedete, con un po' di pazienza bisogna separare gli avvolgimenti tra di loro. Ecco, separare qui. Adesso noi mettiamo le mani su questo, che dall'altro lato è questo. Quindi noi lo separiamo da quello accanto. Come vedete, a volte non è facile perché bisogna trovare quali sono i conduttori in comune nelle spire. Qua bisogna separarli per bene, tipo questo di qua e questo di là. Ora questo è separato singolo, questo qua pure, se non per una spira che va da lui a quello successivo, che taglieremo qui. Ecco, quindi a questo punto andiamo a togliere, se ci riusciamo, questa linguetta di plastica interna. Non è facile, possiamo provare a prenderla
con una pinza e tirarla su o tirarla in fuori, lambendo così, e cerco di estrarla con violenza. Ecco, basta così, perché poi io la prendo, giro e tiro e lei esce piano piano. Ecco, io immagino che non si vedrà un cazzo di niente di quello che sto facendo, soprattutto perché lo sto facendo, ma perché mi ha preso questa fissa, perché a un certo punto basta tirare e viene via e l'ho tolta. Ora la stessa cosa posso fare con questo, posso alzare, sempre se non si spezza, ma la pinza purtroppo qua non prende bene. Ah, ecco, sono riuscito ad alzarla, giro e tiro e viene via. A questo punto la spira è libera da una parte e dall'altra ed è una questione di pazienza e bestemmie. Sì, perché questa cosa fa bestemmiare. Prima un po' di filo alla volta finché non si molla per bene, un po' per volta li tiriamo fuori, poi vediamo se riusciamo a tirare fuori anche da quest'altra parte, quindi un po' di qua, un po' di là, finché vedete si è liberata ed è uscita tutta da una parte e dall'altra. Ecco fatto. Ora la stessa cosa di qua, un po' di qua, ora è molto più semplice, praticamente già libera, ecco qua, ed ecco la spira libera, e abbiamo liberato anche questa, abbiamo recuperato altro filo di rame, ottimo per avvolgimenti. Uno dice, ma che cazzo te ne fai di tutto sto rame? E io ti dico, non lo so, ma intanto mi passo il tempo e faccio una cazzata inutile, giusto perché probabilmente non ha alcun senso, bisognerebbe tagliare questi, sfilare, e vaffanculo, però ti ritrovi dei pezzetti di rame che non ti servono a nulla. È lungo, è un lavoro lungo. Ed ecco qua, perfettamente pulito. Tra l'altro questi si possono anche estrarre. Questi separatori di plastica che si inseriscono quando si rifanno i motori. Adesso si muovono. Ora ho ottenuto del rame utile. È un oggetto molto pesante, inutile. Potrei riavvolgere il motore, ma è una cosa che non farò. Primo perché non so farlo, secondo perché non me ne fotte un cazzo.